siamo pronti a vedere finalmente questa partita, la sfida al proprio idolo, e andiamo a vedere il capitolo. Ma Paolo, domanda, vuoi che rileggiamo quell'altro capitolo che ci manca, giusto per completezza? Giusto per fare il mini prologo, per dire... Sì, giusto, è arrivato non il momento letto. Della partita, esatto. Allora, partita inaugurale del campionato italiano. Lombardia schiera Shingoi in prima linea nella partita d'apertura della stagione. Aoi si fa subito notare realizzando due assist nel primo tempo della partita, con cui debutta in Serie A. Alziamo un pochettino che mi piacciono le voci. Va bene. Ditemi se è troppo alto, eh. Ancora tanto da mostrarvi. E qui c'è Calimero, il suo allenatore di quando è arrivato nella primavera dell'Inter, che lo guarda come sempre dalla tribuna e ricorda i tempi che furono. È davvero in gamba. L'ho conosciuto quando era nelle giovanili, ma ormai gioca in Serie A. Gli assist del primo tempo non sono colpi di fortuna. È arrivato fin qui solo grazie alle sue capacità. E comunque Shingo ne ha mangiata di pasta asciutta, eh? Assolutamente sì. Finirò per commuovermi. Certo che con l'età si diventa sentimentali. Metticela tutta, Shingo! Lascia l'Italia a bocca aperta con la tua straordinaria velocità. E Shizaki è lì che la scalda. Aoi sta dando spettacolo in campo. Io invece non sono neanche stato convocato in panchina. Ma non mi darò per vinto. Prima o poi avrò la mia opportunità. Bravo Shizaki. Shingo con la sua maglia nerazzurra numero 20 riceve il passaggio da Zanettai. Come si legge? Zanetti? Penso Zanetti. Zanetti? Boh. Vabbè, Zanetti, diciamolo con i nomi buoni. Esatto. Zanettai, che passa la palla da Aoi. Sfonda la difesa avversaria con un dribbling fulmineo. Zanetti. È la mia occasione. Segnerò in un attimo. Eccolo qua. E arriva la bastonata di Shingo. Che il tiro principe quello... Sole che ci prova. È quello che va sulla rovesciata, ma mi sembra, no? E poi invece qua va direttamente in porta. Tiro di Aoi entra in porta. Il principe del sole mette al sicuro il risultato con un'altra rete. È buona. Ed eccolo qua Aoi che conquista la fiducia del suo coach, lasciando il segno nella prima partita e nel resto del campionato italiano. Cosa vuol dire nel resto del campionato italiano? Vuol dire che siamo già arrivati alla ovviamente... fine? Vabbè. No, ovviamente si intende che da qui in poi Aoi può essere un ottimo, se no, una fondamenta nella squadra dell'Inter. Bene. Per dire, per tutta la stagione. E intanto si guadagna le prime pagine dei giornali. Successivamente, ufficio del coach della Lombardia. Eh? Giocherò nella prima partita della Champions League. Ed ecco qua Raul Klupe, il coach Hector Cooper. Esatto, e il nostro primo avversario è chi è? Questo qua, il Catalogna di Tsubasa. Canon. Sì, al momento Tsubasa è al centro dell'attenzione come asso della nuova generazione. È il successore di Raul. Ah, lo so bene, Tsubasa è il mio idolo. Bravo Shingo. Ed è tuo dovere ostacolarlo. Giocherai come mediano contro di lui. Molesto. No, ormai il classico ruolo di Aoi che ha assunto dal dopo World Youth. Eh sì. Retrocesso moltissimo. Conto su di te, Shingo. E Shingo mi sembra contento di questa possibilità. Ho sempre desiderato affrontare Tsubasa in una partita internazionale. Non credevo che sarebbe successo così presto. Darò il mio massimo per sconfiggere lui e il grande Catalogna. Ah, Lombardia-Catalogna. Al San Siro. Al San Siro. Eh sì. Lo stadio della Lombardia è gremito di tifosi che attendono con trepidazione questo incontro. Da qualche parte tra gli spettatori, quindi neanche in tribuna calciatori, proprio l'hanno messo al terzo anello blu, in mezzo ai tifosi del Catalogna, l'hanno messo in mezzo ai tifosi del Barcellona, il povero Shizaki, vabbè, non sono stato convocato neanche oggi. Vedrò l'incontro contro Tsubasa e il Catalogna da spettatore. Ma non buttarti giù, meno male che c'è Yukari, le cose non vanno sempre come speriamo. Sì, però, ora devi stringere i denti, perfino Tsubasa ha dovuto aspettare un anno prima di entrare nella formazione del Catalogna. Se sei arrivato fin qui, riuscirai anche a diventare titolare.
Hai ragione. Anche perché c'è una tua carta Dreamfest, quindi prima o poi hai giocato. Meno male che c'è Yukari. Da solo non avrei mai trovato la forza per riprendermi. E qui Shizaki, penna alla mano, osserva l'incontro prendendo tutti gli appunti necessari per farsi trovare pronto all'occasione successiva. Devo risparmiare le energie e raccogliere tutte le informazioni che potrebbero tornare utili. Grande Shizaki che prende nota. Shizaki studioso, eh? E qui ricorda anche tutte le persone che gli hanno permesso di arrivare dove ora, la sua mamma e i suoi genitori che hanno fatto tanti sacrifici durante il suo periodo di studio e allenamento. E grazie alla sua eredità genetica ha potuto iniziare la stagione senza infortuni, proprio perché di famiglia sono messi strutturalmente bene. Ma poi anche Aoi, lo stesso Aoi che lo aiuta con l'italiano, Yukari che è dietologa, nel frattempo è diventata dietologa e gli dà una mano con la dieta sportiva. Cioè, in un modo o nell'altro è arrivato lì grazie al loro aiuto. Sì, meno male che c'è Yukari. Vai, sì. Vai Rio. Il prossimo passo è essere convocato in panchina e in campo. So che avrò la mia occasione. E comunque negli ultimi allenamenti Shizaki non se l'è cavata così male. Ha recuperato posizioni in graduatoria rispetto a... Ma sì, avrà il suo momento. Un giorno anch'io giocherò contro Tsubasa. Vediamo se nella partita... Vai Rio, il mondo è tuo. Vediamo se nella partita di ritorno ci sarà questa opportunità. Ed eccolo qua, Saverio, Zanetti, tutti qui. Eccoli qua, il capitano chiama tutti a raccolta. Senza Rivaulo il Catalogna è ancora sotto shock per la sconfitta subita contro il Madrid Blanco che abbiamo raccontato. Ricordiamo, esatto, ai telespettatori novizi qua, che il Barcellona, o il Catalogna dobbiamo dire, di Tsubasa, è reduce da una pesantissima sconfitta di 4-1 contro il Madrid Blanco di Naturezza. Barcellona che potrebbe essere un pochino in crisi, la partita contro il Lombardia potrebbe essere una partita fondamentale per il morale della squadra. Eh sì, approfitteremo di questa situazione raccontata da National Italia, dice il buon Zanetti. Ed eccoli qua, tutti i top player che conosciamo, quelli che sappiamo essere giocatori del Lombardia, quindi oltre a Gino Hernandez e a Shingo Aoi c'è anche Zanetti e Zlatamovic. L'alter ego di Zlatan Ibrahimovic, che in quegli anni giocava nell'Inter, in quegli anni, non negli anni di Road to 2002, quindi non nel 2002, ci ha giocato gli anni post triplete e ha vinto anche un paio di scudetti. Vabbè, ormai l'abbiamo detto, Tsubasa è un mix di varie generazioni, quindi sì. Non gli lasceremo segnare nemmeno una rete, proteggeremo la porta ad ogni costo. Gino come sempre carichissimo. Qui si vede la dimensione di Gino, un po' più alto di Shingo, però rispetto a Zanetti e a Zlatamovic è un po' più piccino. Beh, Gino deve ancora crescere un pochettino, dai. Vabbè, vediamo. Lombardia quindi pronto, scende in campo. L'abbiamo visto tutto dal punto di vista del Lombardia questa partita, dal punto di vista del Catalogna non abbiamo visto nulla. Ed eccolo qua, Tsubasa già in campo con la fascia di capitano al braccio. Barcellona, ricordiamo, l'orfano di Rivaul, ma anche di Grandios, che era il capitano storico, Pep Guardiola del Barcellona. Ed eccolo qua, Tsubasa Ozora rientrato da poco da un infortunio. Contro Shingo Aoi. Il principe del sole, e sarà lui a marcare l'asso giapponese. Mi rifarò per tutto il tempo che sono rimasto fermo. Shingo è bello pronto, bello carico. E qui ricorda con gratitudine la prima volta che ha giocato contro Tsubasa con la scuola media Nakara, quando persino i suoi compagni lo schifavano. E Tsubasa però ebbe parole di conforto in quell'occasione, consegnandogli al termine di quella partita, quando Aoi andò a cercarlo all'aeroporto in partenza per il Brasile. Le tre famose monete che andavano a indicare... Che rappresentavano i tre mondiali. I tre mondiali, presente, passato e futuro, e l'obiettivo che dava Tsubasa ad Aoi, e lo stimolo. Ad Aoi. È merito suo se ho continuato a giocare a calcio. E sono arrivato fin qui. Sì, direi che il numero 12 del Nakahara è come se è cresciuto. Decisamente sì. Comunque, due giapponesi titolari in un match di apertura della Champions League è tantissima roba. E
tra poco scopriremo chi vincerà. Speriamo almeno. Non dovrò aspettare un altro mese, ma sento odore di un altro mese da aspettare. Da quel momento sono migliorato sempre di più per competere al suo stesso livello. Dimenticati quella partita delle medie, Tsubasa. Oggi saremo noi a vincere. Sì, perché una cara perse malamente. Vabbè, ma là... Diciamo che il fiore di Aoi doveva ancora sbocciare. Buonasera, Ombra. Eccoci. Allora iniziamo con l'episodio nuovo. Quando si supera un idolo? Tra l'altro lo Tsubasino con la classica posizione, semplicemente con la maglietta cambiata. Andiamo a vedere quando si supera un idolo. Andiamo a leggere quando si supera un idolo. Okay. Sono un po' preoccupato. Perché? Prima della partita negli spogliatoi, quindi vedremo finalmente il punto di vista del Catalogna, immagino. Ed eccolo qua. I giocatori del Catalogna si riuniscono prima del match con la Lombardia. Ed eccolo qui, coach Van Sal. Oggi Rivaul non scenderà in campo. La sua anca non è ancora guarita, quindi non è in condizione di giocare. Rivaul. Tsubasa, tu prenderai il mio posto come capitano. Confido in te per guidare la squadra alla vittoria. E Tsubasa accetta la fascia. Ma è tornato anche quest'uomo. Ma non si era ritirato. Sì, la sua presenza è strana. Si era effettivamente ritirato, ma a quanto pare ci ha ripensato. Ecco qua appunto per giocare nella partita di Champions. Bene, è tornato anche Córdoba González, ragazzi. Per chi non se lo... Non se lo ricorda. Penso che ci sarà una cosa che poi ce la spiegheranno, perché è davvero molto strano. Voglio sperare che ce lo spieghino in qualche modo, perché Córdoba González si era un po' sacrificato in uno degli ultimi match che abbiamo visto, su carta quantomeno, immolando il suo corpo per fermare il Real Madrid, se non sbaglio, proprio il Real. No, allora... Diciamo che erano varie partite, no? Sì. Intendi quella dove ha fatto la rovesciata con Tsubasa? Quella dove si è spaccato tutto, la faccia, il mento, il corpo e qualsiasi cosa. Ah, con il Valencia. Con il Valencia, ok. E quindi poi da lì avevano fatto intendere che al termine della stagione si fosse ritirato. E invece lo rivediamo qui. Vediamo qui. Non possiamo lasciare tutto in mano a Tsubasa e agli altri piccoletti. Faremo noi la tua parte, Rivaul. Alla moglie gli fece cambiare idea, dice Tony. Io non me lo ricordavo questo dettaglio, ammetto la mia ignoranza. In questo momento ammetto... L'ammetto anch'io. Ammetto il mio buco, a meno che non è qualcosa che abbiamo letto o visto da qualche parte, non me lo ricordo in questo momento, confesso. Poi andiamo a riprendere andiamo noi. Andiamo a scavare da qualche parte. La prima partita della Champions League è cruciale. È il mio primo incontro da quando abbiamo affrontato il Madrid Blanco, che ci fa intendere che il Barcellona abbia giocato altre partite senza Tsubasa da quella... sconfitta in cui il nostro Tsubasino prese la tega. Sì, se ti ricordi con il Valencia non c'era Tsubasa. Non c'era Tsubasa. Andiamo a battere il Beersheba. No, il Beersheba. Io ero allo stadio col Beersheba, ragazzi. Voi me lo dite? Ma veramente? Certo che ero allo stadio. Era la prima partita in cui non eravamo fidanzati da poco, non tantissimo. Io ho portato mia moglie allo stadio a vedere l'Inter. Ho detto, vieni che tipo non era mai stata, o meglio era stata tanti anni prima. Vieni che andiamo a vedere la partita. Ho trovato dei biglietti a un prezzo abbordabile. Ho detto, tanto col Beersheba si fa bella figura. Che vuoi che sia. Lei, juventina, ancora oggi mi prende per il culo per quella partita. E fa bene. Ecco, quella maglia della Sprite, ancora oggi me la ricordo quella partita. È stata una montagna russa, Ricky, esatto. La prima partita della Champions. Ok, eccolo qua. Chi è? Buonasera Bora, buonasera a lei, buonasera a tutti belli e brutti. Trova i DVD di Inter Lugano, quelli poi li cerchiamo. Li cerchiamo. Bene, andiamo avanti. Per me e la squadra questa è l'occasione perfetta per rimetterci in carreggiata. Dobbiamo vincere. Siamo già alla Champions? Siamo già alla Champions. Buonasera Mattia, sì. È già pullato, no? Dopo pullo. Prima però li dobbiamo analizzare, eh. Dopo vediamo se arriva il buon Juan Diaz, li analizziamo, poi pulliamo. E comunque sì, prima partita di Champions, prima partita del girone, gruppo H, Lombardia contro Catalogna, Shingo Aoi contro Ozora Tsubasa. Eccoli qua, fischio di inizio dell'arbitro, tutti gli occhi puntati su questa partita. E Pepe, insieme a Jenista,
se non sbaglio. Pianista, sì. Manda alla carica il Catalogna. Andiamo ragazzi, mandiamo all'aria la loro difesa. Iniesta mi sembra d'accordo. Pepe e Iniesta servono la prima linea del Catalogna. Attenzione, fermi tutti. No. Ecco, no. Andrea, qua ho bisogno di una mano. Perché, spoilerini, i loro nomi non compaiono. Quindi Andrea, ho bisogno di la tua mano da tifoso interista. Fermi. Chi sono? Il 7 è palesemente al mio campione Kondo, con la certezza che te ne pentirai. Il 7 è palesemente Kondo Bia. È palesemente Kondo Bia, 7. Il 24, ok, me lo stai dicendo proprio lui, quel pippone di Kondo Bia. Il 24 è... potrebbe essere, con quel numero, con quel taglio di capelli, potrebbero essere due giocatori. Il primo che mi viene in mente è Aaron Winter. Ok. Mi viene in mente Paul Ince, ma non aveva il 24. Ah, Paul Ince. Ma non però aveva lo stile c'è. Però non aveva il 24. Ok. Aspetta, prima di tutto, con Don Bia, viene il 7. Sì. Ok, dai, scusa, ok, allora, io per rispetto, ok, sono minestri e tutto quanto, ma tra tutti i giocatori dell'Inter potevi prendere Cambiasso, chiunque, con Don Bia. Potevi prendere, non lo so, Brozovic se vuole fare una cosa moderna. No. Guidato. Oh, madonna, ecco chi è il 24. Murillo. Ah, così, ci sta giustamente, la stessa epoca di Kondo Bia. Murillo. Dici? I numeri 20, sono andato a guardare, i numeri 24 dell'Inter di quegli anni, 2015-2007, c'era Jason Murillo. Io non so se qualcuno l'ha scritto su qualche forum, non l'ho letto, ma per no, me sono questi. Però nessuno ha scritto, infatti io volevo chiedere a te. Sono questi. Magari li presentano più avanti. Sì. Andiamo avanti. Devo tenere d'occhio i movimenti della loro squadra. Parteciperò anch'io all'attacco con Pepe e gli altri. Intanto questo screen lo carichiamo sul sub, che lo lascia, che poi così rimane. Tac. Ok, così rimane, non me lo perdo. Di qua. Buona. E scingo subito andare a rompere le uova nel paniere a Tsubasa, Tsubasa, dovrai prima vedertela con me. E qui è un bel duello, Gli avversari sono decisi a ostacolare Tsubasa Ozora, che viene marcato dal suo connazionale Shingo Aoi. Ci aspettavamo tutta questa attenzione per Tsubasa. Tu a Victorino! E allora Victorino è tutto solo e libero, la pantera dell'Uruguay. I due giovani giocatori del Catalogna passano la palla fino a Victorino, pronto davanti alla porta. Ottimo, sono un po' lontano, ma da qui posso tirare direttamente in porta. Vai Ruben Pablo, primo gol è nostro, prendete questo. Ma con uno come Gino in porta pensi di segnare? Non credere che sia così semplice. Bam, c'è ancora il suo panther shot. Ma Gino, pugnone di respinta. Nani? Palla lontana. Hernandez para il potente tiro dalla distanza di Victorino. Pepe c'è? Pepe recupera la palla, ma viene ostacolato dai difensori e non riesce a muoversi come vorrebbe. Non ci sono spazi. Forse è meglio lasciar fare a Tsubasa. Quindi scarica sul numero 28 Blaugrana. Ma di nuovo Aoi francobollato, sotto pressione come la tazza del cesso di Galeazzi. Tsubasa Ozora, Aoi subito addosso. E qui flashback di Shingo. E qui molto, molto in linea con l'opera. Contrasto, flashback. Tsubasa è il mio idolo fin dalle medie, ma se non lo affronto non lo raggiungerò mai. Userò tutto ciò che ho imparato finora. Ho continuato a giocare a calcio solo per questo momento. Oggi ti supererò, Tsubasa! Guardalo questo 2 più 8, Qua inizia il vero duello. Che reattività incredibile! Wow! Chi è? Grande Tony Fringuello che si abbona al livello 1. Grande Tony Fringuello, mandategli subito il link, Paolo, poi se hai tempo.
e sei su Twitch, poi sei in tempo di mandargli il link a Tony, se no glielo mando io. Con calma. Ok. Creatività. Grazie Tony, intanto poi ti facciamo entrare nel gruppo sub. Creatività incredibile. Ha reagito subito ai miei movimenti. Così non riuscirò mai a togliermelo di dosso. L'allenatore è proprio Deborah, esatto. I miei punti forti sono la velocità e la resistenza. Nemmeno Tsubasa può resistere se messo alle strette. Niente male, Aoi. Ma non posso fermarmi qui. Voilà! Arriva Hull? Turn? Dribbling di Riva Hull? Eccolo sì, qua. Giravolta di Riva Hull. Riva Hull turn. Ma... Shingo, questa non la sapeva. Strano perché mi aspettavo che Shingo avesse guardato un po' di partite del Catalogna. È saltato sul posto, bevuto come un crudino. Ciao ciao Shingo. Sei sicuro che una Dinamo come Aoi si ferma solo qua? Sembrerebbe di sì, però il telecronista sul più bello dice Aoi non riesce a reagire. Ritorna sul gambone. Shingo Aoi, non ancora. Aoi non si arrende e ferma il dribbling di Tsubasa allungando all'estremo la gamba. Credevo di averlo superato. Mi ha raggiunto subito. Sei migliorato tantissimo. Ma Tsubasa non si arrende neanche lui, eh? Niente male, Aoi. Ce l'ho fatta solo per un pelo. Ci sono riuscito. Ho tenuto testa a Tsubasa con le mie sole forze. Comunque una gran bella mossa questa di Shingo, eh? Riuscire a tenere la testa a Tsubasa non era scontato. E poi ricordami che dobbiamo fare un appunto su questa cosa. Sì, sì. Diciamo un po' replicare il contrasto dell'Aquila. Potremmo dire il contrasto del principe. Potrebbe essere il contrasto di Matsu, dici. Mm-hmm. Devo avere solo fiducia nei miei compagni. Il giorno prima della partita, Aridaie, altro flashback. I giocatori della Lombardia rivedono i loro schemi sotto la guida dell'allenatore Raul Clupe in vista dell'incontro con il Catalogna. Bene, oggi può bastare. Andate a riposarvi, domani vi voglio in gran forma. Oh, lunghetto questo episodio intanto. Sì. Shingo, carico. Come già sapete, il Catalogna è indubbiamente una delle squadre migliori al mondo. Non ci daranno molte occasioni per segnare, ma l'importante è che rimaniate concentrati e sfruttiate queste rare opportunità. E il buon Zanetti, il capitano, dice: quindi ci conviene lasciare Zlatamovic in prima linea. Esatto. Zlatamovic dovrà rimanere in posizione avanzata e sfruttare al meglio ogni contropiede. Ok. Facile da ricordare. Devi star lì, piantato come un palo della luce. Ovviamente il Catalogna cercherà di marcarti stretto. In tal caso, gli altri sfrutteranno gli spazi scoperti per muoversi liberamente. Lasceremo il nostro miglior attaccante in prima linea, come quando ho perso contro Tsubasa alle medie. Interessante questo dettaglio in più, eh? Interessante questo dettaglio in più. Non lo ricordavo nel fumetto che venne lasciato un attaccante da solo da parte della Nakara. Io ricordo che giocavano un po' a cazzo. No, erano stradifensive che dicevano se Tsubasa fosse la fine. Infatti per questo si erano incazzati con noi, perché lui voleva giocare in avanti e tutto a dire ma che fai, se dobbiamo difendere, sai, no? Sì, vabbè. Quindi un po' questi feels di Nakara nan cazzo, eh. È lunga la storia, ho perso più tempo con la storia che a pullare. Preferivo Slutanebra l'abbiamo coniato qua in community, ma c'è nessuno fuori da noi aveva messo Slutanebra, però vabbè, apprezzo, sapete che io quando ci sono cose creative le apprezzo sempre e volentieri. Chissà se possiamo battere Tsubasa e il Catalogna usando la stessa strategia di allora. No, io poco convinto. Qui c'è il profilino francese di Zlatan. Ah, il suo nasino pronunciato l'hanno fatto comunque, Però questa cosa niente male, Questa cosa niente male, perché questa cosa è molto canon. Perché... Ehi, amico, io non so perché tu sei in ansia. Con Zlatamovic in squadra tu niente hai da temere. Se gioca Zlatamovic, tua squadra vince. Non c'è problema. Madonna. Questo sì che è canon. Questo è canon, sì. Tu passa Zlatamovic. Tu non ha problema. Tu passa palla a Zlatamovic.
lo sprono classico di Zlatan, quindi passate la palla a lui e si va sereni. Tu sai qual è il tuo compito, impegnati e vedrai che otterremo dei risultati. Zlatamovic. Anche se i loro attacchi sono difficili da fermare, se restiamo uniti non arriveranno mai alla porta. E infatti hanno già tirato una volta Gino, quindi già si è sbagasciato lo schema. Abbi un po' di fiducia nei tuoi compagni. Domani saremo noi a vincere. Carichissimo anche il capitano, è pettinatissimo Zanetti. E qua Shingo. Zanetti aveva ragione. Stiamo respingendo gli attacchi del Catalogna. Possiamo battere Tsubasa. Anzi, lo batteremo di sicuro. Non finire adesso che piango. È finito, quindi piango. Porco Giuda. Ce n'è un'altra? Sì! L'opportunità creata dalla squadra. Mi sono risparmiati a togliere la I con la Y. Sì, esatto. L'opportunità creata dalla squadra. Buono, buono. Andiamo, pronti. Ragazzi, vedo uno Shingoi veramente carico a panettoni, eh. Carico come ti sta, come ti sembra questo capitolo per ora? Allora, mi piace perché era quello che avevamo un po' contestato a Next Dream fino adesso, no? Cominciamo a entrare nei personaggi, vediamo le personalità, vediamo che cosa stavano aspettando, che cosa... Cioè, entriamo più nella verve anche dei personaggi, non... Ah beh, sì, c'è la Champions, devo battere Tsubasa, ok, sì, forse ce la faccio, forse no, pazienza. Qui vediamo Aoi che si è preparato, che è psicologicamente carico, la squadra ha delle idee. Il Catalogna lo vedo un po' così, sì, dobbiamo recuperare, ma non li vedo particolarmente... diversi dice dal solito. L'Inter ha quella cosa, quella carica, dice noi li possiamo battere, sì. E li battiamo, sì. Con il pugno sulla scrivania, sì, e spero sia il pugno. L'opportunità creata, okay, dalla squadra, giusto Paolo? Spero sia il pugno. Bene. Sì, è che opportunità che viene creata. Andiamo a vedere Shingo se il contropiede viene dato a Zlatan. Tu dai Zlatamovic, non c'è problema. Ishizaki, Rio, scrive lo suo taccuino dalla tribuna. Tsubasa si muove in modo insolito. Forse non ha riposato abbastanza durante la sua assenza. Aia, aia, Paolo. Ishizaki ha notato qualcosa. L'infortunio protettivo di Tsubasa. Genzo ci ha fatto una carriera sugli infortuni protettivi, eh. Genzo ci ha fatto la carriera, eh. Ogni volta che prendeva gol, ma la mano monca, ma c'ha la gamba zifula, ma l'occhio, c'ha l'occhio lento, ma c'ha la caviglia moscia. Qua cominciamo, eh. Devo dire che Tsubasa sugli infortuni, a parte la partita finale con la Toro, le medie, non è mai stato uno. Allora sì, nel World Youth c'era la ferita al fianco, però non è mai stato usato come espediente per giustificare momenti particolari. Chi è? Posso dire che mi piace molto sta cosa. Che c'è Tsubasa un po' scassato? Sì, c'è uno Tsubasa un po' più reale. Sì, è vero, è vero. Dopo aver fatto una carriera perché da cyborg. Tipo, mi concedi una similitudine reale. Pedri del Barcellona sta avendo lo stesso problema in sto momento. Che nelle sue prime stagioni ha giocato un fottio di partite e ora sta giocando pochissimo. Perché a proprio il Barcellona ha proprio detto è a rischio infortunio, quindi lo faremo giocare molto meno in queste partite. Probabilmente sono anche ragazzi molto giovani, in fase di sviluppo c'è anche più il rischio che si spacchino, quindi bisogna trattarli in maniera parsimoniosa. E quindi qui ci sta, Genzo ha preso un pallone nel ginocchio, esatto, come le guardie di Skyrim. Ok, quindi comunque Shizaki nota che c'è qualcosa che non va. Cosa stai dicendo? Anche se fosse, perché ti preoccupi per uno dei tuoi avversari? È colpa della PlayStation, ma no. Giusto. Vabbè, però Ishizaki comunque è quello che in questo stadio lo conosce da più tempo, io, Tsubasa. Per cui lo sa a memoria se c'è qualcosa che non va. Questa è la Champions League. Non dovrei pensare a Tsubasa. Però il loro legame è troppo forte. Come dice Yukari, chi gioca a quel livello non ha il tempo di preoccuparsi per gli avversari. Dai, forza Oi! Anche se il tuo avversario è Tsubasa, non puoi lasciarti sconfiggere! E bravo Rio, che riprende subito contezza di chi gli paga lo stipendio. Manca pochissimo alla fine del primo tempo. Punteggio ancora fermo sullo 0-0.
Inzaghi gioca nell'Inter. Il Catalogna attacca senza sosta, ma la Lombardia è determinata a non concedere gol. Stiamo bloccando tutti i loro attacchi. Se solo riuscissimo ad aprire uno spiraglio per segnare. La Lombardia toglie la palla al Catalogna. La difesa passa il testimone ad Aoi. Vai, ora tocca a me. Però mi aspetto un duello rusticano con Tsubasa, eccolo qua. Eccolo qui. Aoi riceve la palla, ma Tsubasa Ozora si frappone fra lui e la porta. Non ti lascerò andare oltre, Aoi. Tsubasa. Quindi vediamo a palla invertita, quindi ora è Aoi in possesso del pallone e Tsubasa difende. Vediamo come cambia la prospettiva del contrasto ora che è Aoi a provare a spingere l'azione offensiva. Dannazione, Tsubasa è proprio forte. Non trovo spazio né per dribblare né per passare la palla. Vie chiuse. Ma è proprio per questo che vale la pena sfidarlo. Mi aprirò un varco a tutti i costi. Vediamo se si inventa qualche dribbling nuovo. Ulla! Classica finta d'angolo retto. Tsubasa non reagisce in tempo e Aoi lo supera con un'abile finta. Ancora la finta di Fullit? Non ci credo. Non ci credo che Tsubasa si fa abbagliare, abbacinare da una normale finta d'angolo retto. Non ci credo. Ma mi ha preso in controtempo. E invece a quanto pare sì. Mi sa che Tsubasa non è ancora 100% della sua forza. Tsubasa ha fatto come la triglia. Ha fatto come la triglia di fronte all'amo col verme. Si è attaccato e è andato su. E Aoi lo sta tirando su col mulinello. Vai Shingo! Vai Shingo! Ancora grazie a Fullit. Salutiamo sempre Fullit. Superato Tsubasa con troppa facilità. Credo che non si sia ancora ripreso. Però dai, anche su un po' di autostima. L'hai superato perché sei bravo, non perché lui è rotto. Non devo pensarci. Bravo! Ora devo concentrarmi sulla vittoria. Aoi avanza dribblando. Intende arrivare in porta da solo? No, il piano è preciso. Eccolo là, Zlatamovic. Eccolo qua, Zlatamovic. A gomitate, a spallate, a sportellate con Córdoba González e Payol. Guardatelo lì, come svetta col suo nasino alla francese. Numero 9 dell'Inter, quindi già sbagliato, però va bene. No, Zlatamovic fa, i difensori sono seccatura, adesso ci pensa Zlatamovic. Maledizione, così non posso passargli la palla. Ma non mi resta che arrivare da solo fino alla porta. No, Shingo, non fa cazzate. Pensaci, non fa cazzate. Pensaci, ragiona. Aoi accelera improvvisamente. Evita i difensori del Catalogna e si dirige verso la porta. La castagna di Shingo. E la tenta. Boom, baby. Palo. Attenzione, non ci credo. La palla rimbalza sul palo. Colpisce il palo, aveva il 5%, l'ha preso RNG, maledetto. Che cavolo. È lo stesso? No, non dirmelo. Non dirmi che lo fa. Non dirmi che fa quella cosa. Non dirmi che fa Shingod. Non dirmi che Shingod. Quasi. Se ricordo, ma Gonzales aveva pullato Shingod. E quindi sa che può arrivare la rovesciata sulla respinta del palo. E qui Gonzales. Gonzales. Posso fare il doppiaggio stavolta? Vai, vai. Sei un bastardo coraggioso. Ho avuto una paura fottuta quando hai tirato in porta. Bellissimo. Questo qui dobbiamo fare uno sticker. Sì. Dobbiamo fare uno sticker. Sei un bastardo coraggioso. Però ho avuto una paura fottuta. È veramente realistica come cosa. E tra l'altro, una paura fottuta si usa in italiano. Quindi. Sì, le altre lingue chissà come cacchio è stata inserita. Dovremmo andare a ripescarlo. Da qualche parte lo troviamo. Poi ve lo mettiamo sui... Scommetto hanno fatto tipo I was fucking scared. È una cosa del genere. Io mi aspettavo anch'io la rovesciata da Zlatan da 20 metri. Devo essere sincero, anch'io me l'aspettavo. Aoi e Gonzalez si scontrano proprio sulla linea. Di che? È una feroce lotta tra un esordiente e un veterano. Ma quanto è forte! Ma io non mi arrendo! Linea di fondo, Shingo? Oh, il pallone è andato oltre la linea. La Lombardia guadagna un calcio d'angolo. E qui. Siamo nella zona di caccia di Zlatamovic. Accidenti a me, devo aver toccato la palla.
Shingo l'ha sentito, il peso specifico di Córdoba González sulla schiena. Vabbè, saranno qualcosa come un quintale di carne addosso a lui. Esatto. Ho sprecato una buona occasione. Se avessimo segnato, se avessi segnato ora saremmo in vantaggio. Bravo Shingo, eh? Ti sfugge niente. Che cos'è quella faccia, Shingo? Cos'è quella faccia? Cazzo, guardi. Zlatamovic! La palla non è entrata, ma almeno tu ci hai provato. Stai a vedere. Ora metto dentro Zlatamovic. Tu, Zanetti! Tu pensa a calcio d'angolo e passa palla a Zlatamovic. Dov'è il problema? Tu, io santo adoro la voce che gli fai. E poi sputa per terra. Tu, cazzo, guardi. Certo, segniamo il primo gol. Quindi vediamo il cross di Zanetti. Capitano, guardalo, pettinatissimo. La leggenda della Lombardia, Zanetti, si prepara a tirare il calcio d'angolo guadagnato da Oi. Penso che Zanetti tutta la sua carriera abbia tirato 2 calci d'angolo, quindi va bene. Vabbè. Zlatamovic si è posizionato davanti alla porta ed è pronto per ricevere l'assist. State su Zlatamovic! Non lasciategli neanche un millimetro a quel fottuto bastardo. Com'è? Cos'è che gli ha detto? No, no, paura fottuta. No, paura fottuta. Cos'è che gli ha detto? Bastardo coraggioso. A quel bastardo coraggioso. Gli ha messi. Vorrei far segnare Zlatamovic, ma gli stanno troppo addosso. Dovrò tirare direttamente. Ma come? Ma capitano, aspetti un attimo. Non prenda decisioni avventate. Dovrò tirare direttamente in porta. Perché? Ci sono tante cose che può fare. Vabbè, lui tira. Vabbè. Nel cosplay di Oshado. Vabbè. Il primo gol è mio! Dov'è Zanetti? Quella, ma che sciabolata tesa! Incredibile! Zanetti punta direttamente al gol con una palla curva dall'angolo! Sempre la stessa parata fa Valtes, eh? Valtes ora con il nome corretto, vorrei dire. Perché prima si chiamava? Bartes. Bartes, bravo, che se poteva sembrare Bartes il portiere francese. Ok. Mm-hmm. Valtes. Non sottovalutarmi. Il portiere Valtes evita il gol per un soffio, ma la palla vola alta davanti alla porta. Prendi questa. E arriva la bastonata di Zlatamovic. E Zlatamovic spedisce la palla in porta con uno spettacolare calcio in stile Kung Fu. Cosa che lui abitualmente faceva. Lui faceva Taekwondo. Ibrahimovic non so che grado sia, ma è maestro di Taekwondo. Ed ecco il fischio di fine primo tempo. La Lombardia segna la cognata prima rete e passa in vantaggio. Ben fatto. Questa è una rete fondamentale. Dicevi Paolo, scusa? No, per dire, se non sbaglio era cintura nera. Cintura nera? Mi ricordavo, ma non volevo fare gaff. Però Taekwondo, non Kung Fu. Eh no. E questo comunque si vedeva nelle sue acrobazie. Poi leve lunghe, tanta roba. Assurdo. La Lombardia è davvero forte. Ha segnato il primo gol al Catalogna. Ricordati che tu giochi nella stessa squadra. Ma anche tu. Ah, ecco, vedi, almeno Yukari. Grazie, Yukari, per aver rotto la quarta parete. Almeno tu che ci dai un suggerimento in questa roba. Ma anche tu fai parte della Lombardia, no? Chiedo. Ed eccolo qua. Ce l'abbiamo fatta! Zlatamovic, sei incredibile! È stata passeggiata. Te l'ho detto, tu passa palla a Zlatamovic, Zlatamovic mette dentro. Non abbassate guardia solo perché abbiamo fatto gol. Dobbiamo fare anche bene, secondo tempo fare bene. Sì, ma questo è Zanetti, Andrea. Noi dobbiamo fare bene, secondo tempo fare bene, come primo tempo, e noi si vince partita. Non serve ricordarlo, Shingo. Continua così anche di secondo tempo. Tu passa palla a Zlatamovic e noi vinciamo partita. Bravo. Shingo annuisce perché davanti a Zlatamovic non è che puoi dire fare tante obiezioni.
Allora, episodio bello, molto bello. Mi piace quando approfondiscono i personaggi, mi piace quando li intersegna, mi piace quando c'è Shingo che, se la, che si beve Tsubasa come un crodino con una normalissima finta d'angolo retto, quando lo stesso Tsubasa però, che sia nell'anime che nel manga, gli insegna sia a farla che a contrastarla, quindi che Tsubasa venga doppiato da una finta che Shingo usa da tre anni, mi fa un po' sorridere. Probabilmente poi faranno leva sul fatto che Tsubasa è infortunato, però. Vabbè, tutte scuse, è più forte in questo momento. Esattamente, e poi mi piace molto Zlatamovic, Zanetti che tira l'angolo per segnare, mi fa ridere, però va bene. Beh, è sempre Capitan Tsubasa, Andrea. Esatto. Tu, Paolo? Tu qua hai dato, non so se ho sentito. No, gli ho dato ancora un voto, io però oggi sono soddisfatto. Allora, voto temporaneo... perché bisogna vedere il secondo tempo, 8 e mezzo. Beh, siamo abbastanza d'accordo. Ottimo episodio, più che positivo.